Il leader ci dice che ha visto un programma simile al nostro che costa meno. Come ci comportiamo? Beh, chiediti come mai costa meno. Io vivo, ad esempio, nella mia vita personale, nel mio business e anche nella vendita. Nel protocollo ci sono un po' di call in cui faccio degli esempi carini. Io faccio sempre l'esempio dei tatuaggi. Anche un tatuatore si fa pagare 1.000 euro e uno si fa pagare 50 euro, però resterà sulla tua pelle tutta la vita quel tatuaggio. Quindi è meglio che un tatuaggio da 1.000 euro lo paghi il suo prezzo o che lo paghi un ventesimo, considerando poi le conseguenze. Quindi, in generale, come ci comportiamo? Cercherei di fargli capire il motivo per cui costa meno, cercherei di, come dico sempre, fargli attuare un ragionamento dentro di lei, quindi non dire, ah sì, guarda, costa meno perché fa schifo, che non fa un ragionamento, il leader non fa un ragionamento che lo porta a trarre le conclusioni del fatto che, ah ok, costa meno perché è di una qualità minore, ma bisogna portarlo a fare questo ragionamento, quindi, ok, chiaro, secondo te, per quale motivo costa meno? Boh, non lo so, chiaro. E a livello di testimonianze, risultati, feedback, casi studio, premetto che ad ora nessuno sul mercato ci batte. Lui quantomeno ci sta provando a batterci o non si avvicina nemmeno a vederci col binocolo? No, in effetti no, diciamo che ne ha molti meno. Chiaro, tu fammi capire, sei qui per prendere il percorso più economico o sei qui per prendere il percorso che ti può portare più risultati? Perché c'è una bella differenza. Beh, no, ottenere più risultati. E secondo te, per i risultati che vuoi ottenere, è meglio un percorso che costa molto meno e ha meno risultati o un percorso che costa un po' di più, ma con risultati tangibili e più dimostrati? Boh, sicuramente il secondo. Ottimo. Quindi, direi che ti è chiaro il motivo per cui devi fare X, Y, Z. Quindi, portarla domanda dopo domanda, facendo domande che in realtà sono domande non chissà quanto aperto, cioè sono domande in cui noi sappiamo già la risposta, ok? Domande che sono verticalizzate ad andare in un'unica direzione e che portano lì da fare questo ragionamento qui. Quindi questo è un po' come comportarsi. In generale il discorso costi è un discorso a livello di obiezioni divertente, nel senso che un programma costa meno, ma fa effettivamente più schifo, c'è un motivo. Cioè, anche una Panda davvero costa meno di una Lamborghini, i motivi sono tangibili. Ricordiamo sempre il motivo per cui una persona è qui, ma in realtà al di là di percorsi, qualunque cosa, può essere per qualunque servizio, per qualunque oggetto, per qualunque cosa. Cioè, se fate esempio della macchina, abbiamo studenti che lavorano nella nicchia dei tavoli di lusso, e gli fanno l'obiezione, ma c'era quel tavolo che costava meno, Ho capito, secondo te per quale motivo? Il mio è fatto a mano, quello l'ha fatto una macchina e noi li facciamo su misura, numerati, quello no, quindi deve fare questo ragionamento al lead in ottica di quell'obiezione per fargli capire tutto quello che dobbiamo fargli capire e che ovviamente siamo noi migliori. That's it.